Romedio, nato nel IV secolo, era l'erede di una ricca famiglia bavarese, signore di un castello nei pressi di Innsbruck e proprietario di alcune saline nelle valli dell'Inn. Dopo un pellegrinaggio a Roma e una sosta presso le reliquie dei santi martiri di San Zeno, la sua vita ebbe una conversione imprevista. Donò tutti i suoi beni alla Chiesa e si ritirò in eremitaggio in alcune grotte della zona. Morì nel 405 e fu seppellito in cima alla torre rocciosa dove sorge l'attuale santuario. È interessante notare che questo santo ha fatto una scelta molto simile a quella di San Francesco d'Assisi, ma anticipandolo di oltre 800 anni. Il santuario è visitato annualmente da oltre 200.000 pellegrini ed è custodito da alcuni frati dell'ordine francescano. La chiesa originaria venne costruita attorno al 1100, proprio sulla tomba del santo. Il culto a San Romedio venne riconosciuto ufficialmente dalla chiesa solo nel 1300 e la devozione al santo si incrementò molto nel XV secolo. Quello di San Romedio è uno dei più caratteristici santuari d'Europa ed è sicuramente il più interessante esempio d'arte cristiana medioevale del Trentino. Immerso in una splendida cornice naturale, il complesso architettonico nel corso del tempo si è ingrandito. Oggi è formato da 4 chiese, 2 cappelle e 7 edicole della Passione. L'intera struttura è collegata da una ripida scalinata di 131 gradini. Thank you.
Di fronte al santuario c'è il sentiero che porta ai due piccoli laghi di Corredo e Tavon e al vicino antico cimitero che consente una bella vista dall'alto del santuario. A caratterizzare questo santo c'è una leggenda dove si narra che il suo cavallo venne dilaniato da un orso che viveva in questo territorio. Romedio si prese cura e addomesticò l'orso fino al punto di servirsene come se fosse un cavallo. Con riferimento a questa leggenda, in un'area protetta e delimitata del santuario, vive e si può vedere un esemplare d'orso presumibilmente simile a quello addomesticato da Romedio. Da molto tempo io e mia moglie avevamo in programma di fare questa visita, ma in quanto nonni a tempo pieno avevamo sempre rimandato. In questo agosto, con i figli e i nipoti in vacanza e con le previsioni del tempo favorevoli, abbiamo deciso di cogliere l'occasione e di fare finalmente questo viaggio. Partiti prestissimo, dopo una tappa in un bar di San Zeno, siamo saliti sulla navetta che ci ha portati direttamente al santuario. Il ritorno però lo abbiamo fatto a piedi, il primo tratto lungo la strada asfaltata percorsa dal bus navetta e poi, imboccato un caratteristico sentiero, abbiamo goduto della frescura dei boschi e degli stupendi panorami offerti quando il sentiero si incastra sui fianchi della montagna. È un percorso che si fa in assoluta sicurezza e che parte e arriva alla periferia di San Zeno. L'ultimo tratto del sentiero si percorre di nuovo all'ombra dei boschi e si conclude proprio davanti al Museo Retico di San Zeno, che non abbiamo potuto visitare perché aveva appena chiuso.